nel mio canale è in Horizon Forbidden West. Ora andiamo verso l'ambasciata. Eccellente. Pare abbia bevuto un po'. Beh, con Erend ci avevamo i suoi amici già Hai fatto parlato. tanta strada per essere qui in ora. Sì, tantissima. Andiamo a Rilassati, parlare. Dave. C'è un grosso muro di pietra che ti separa dai Tenact. Sei tu al comando qui? Spiacente, no. È il comandante Nosar. Lawan, il suo secondo. Bene. Cosa ha portato Aloide in ora, luce arida? Sono qui per l'ambasciata. Il mio lasciapassare per andare a ovest. E ora che finalmente è arrivato Vuadis lo studioso, è la volta buona che inizi. Sì, il sacerdote del sole. È arrivato scalciando e strillando dietro la sua scorta. Ci tiene molto alle sue pergamene. Però l'ambasciata Simpatico. resta sospesa. Il comandante Nosar ha già dato il Perché? segnale, ma i marescialli Tenact devono suonare il corno. Bene, ho capito. Allora apritemi le porte, abbiamo delle questioni in sospeso. Non ne dubito, ma purtroppo non posso. Ordini dall'alto. Di norma li apriamo a chiunque osi avventurarsi là fuori. Cercatori Oseram, cargia particolarmente temerari. Ma nessuno può varcarle prima di un'ambasciata. Si farà dopo la partenza dei Tenact. Dai, L'ambasciata come si svolge di preciso? spiega, Sono spiega. più che altro scambi e negoziati. I Kharja offrono cibo, spezie oppure attrezzi. In cambio, i Tenact restituiscono effetti personali dei soldati Kharja caduti nei giorni rossi. Ma questa particolare ambasciata è un caso speciale. Perché i Tenact consegneranno un prigioniero di guerra, vero? Uno di nome Fashav. Ah, lo sai. Questo scambio ci ha messo in agitazione, perché l'esito di un'ambasciata è sempre incerto fino all'ultimo. Ora parlami dei Hai marescialli. accennato ai marescialli Tenact. Chi sono? I guerrieri d'élite della tribù. Prima di ogni ambasciata arrivano con un contingente di soldati da ognuno dei tre clan. Poi, secondo procedura, devono negoziare in nome del leader. E per negoziare intendo intimidire i nostri sacerdoti finché non cedono. Maiva ha avuto il suo primo incontro con loro durante l'ultima ambasciata. Ed è tornato zuppo di sudore. Faceva caldo, signore. Povero Pai. Sì, senza dubbio. Dov'è il comandante Nosar, allora? Se ha ordinato lui di chiudere le porte, me le farò aprire. Ti porto da lui. Però ti devo avvertire. Il comandante non infrange il protocollo, specie quando hai i nervi a fior di pelle. Questo lo vedremo. Andiamo. Di qua. C'è un gran fermento da queste parti. I Tenact hanno demolito tutto durante i giorni rossi. Si lavora da 2 anni, ma c'è ancora molto da fare. Il fermo di Aspra Catena ha quasi bloccato la ricostruzione, ma una certa Nora ha rimesso tutti al lavoro. Ho solo dato una mano. Certo, e Ulvund ne sarà stato entusiasta. Lo conosci bene, quindi speravo che andando più veloce io andasse più veloce lui, e invece lui ha il suo bel passo. Levati, soldato. Signore. E io lo devo seguire. Chi sarà Il questo comandante Nozar? arriva. Io ti ho avvertito. Ai ai ai. Buona fortuna. Vediamo. Ma Vuadis? Come si può tenere un'ambasciata con dei selvaggi che faticano a governarsi da soli? Cos'altro possiamo aspettarci dai barbari? Ah, sei Aloy, vero? Sì, quella che ha sgombrato la valle per te. Quella, Aloy. Ti siamo grati per quello che hai fatto. Almeno noi siamo pronti per l'ambasciata. Non hai dato il segnale. Entrambe le parti devono darlo, finché i selvaggi non suonano i corni. Aspettiamo. Sì, poiché appena i primi avranno. Taci. Che riguardano. I Tenact sono una tribù formata da 3 clan separati. Tu quanti stendardi vedi? Aspettate e basta.
Andate a vedere che succede. Questo non è un angolo dimenticato dell'est da cui vieni tu, Nora. Questo è l'ovest proibito. Se non ti piace, torna a Meridiana. Fa un esposto. La Meridiana che io ho salvato? Esatto. Nessuno attraversa le porte fino all'arrivo del terzo clan e al suono del corno Tenakti. Neppure la salvatrice di Meridiana. No, devo andare. Grazie, assolutamente. Ho aspettato abbastanza. Io vado. Assolutamente no. Questa ambasciata dipende dal rigoroso rispetto del... Te lo impedisco! Voglio proprio vedere. Arriva qualcuno! Una macchina! A quanto pare Aloy non ti liberi facilmente di Var. Apri le porte, per favore. Non deve attraversare le porte. Questo è un ordine. Scusi, non posso. Lei è la salvatrice. Non aprirete nemmeno alla regina madre. Le porte stanno chiuse finché il corno non suona. Te lo chiedo con le buone. Io non so cosa fare. Ehi, va. Ciao, Eren. Gli ordini sono... Esatto. Sai, Aloy vuole fare qualcosa. Apri. E c'è gente che... Queste gli... Queste sono le porte. Ora basta. Arrestate. Fantastico. Avanti, provateci. Fuoco di supporto? Sono pronto. Ehi, Nosar. Stupido bastardo. Si può sapere come ti permetti di sbattere la porta in faccia alla salvatrice di Meridiana? Come si fanno una marea. È fantastico. Quando lo verrà a sapere? Ti promuoverà? Ah. Fatela passare, gente. Alla salvezza del mondo. Chissà se... Hai guardato qualcosa a Meridiana? Senti, fa niente. Ce l'ho fatta. Val non molla comunque, è tosto. La tribù di cui ci ha parlato Marad, Tena, ci serve il loro permesso per andare a ovest. Sì. Almeno così non dovrò guardarmi sempre alle spalle. Ma l'ambasciata non è ancora iniziata. Vuoi che facciamo irruzione? Niente più politica, niente più ritardi. Beh, almeno adesso hai dei rinforzi. Infatti, vediamo un po' come va. Chissà questa cosa che effetto potrebbe avere. Mi sembrano pronti ad ammazzarci, quindi... Quello è il confine tra est e ovest. Varcalo e morirai. Un momento. Stiamo calmi. Nessuno può attraversare la valle fino al nostro segnale. Questo era il nostro accordo con i Karja. Non sono Karja. Sono qui per conto mio per chiedere il permesso di passare. Ma hanno aperto le porte per te, non è così? Qual è il significato di questa violazione? Perché inviare un... Hanno intenzione di trattare o no? I Karja sono inaffidabili, è risaputo. Lasciateli stare. I Karja non c'entrano. Vado a ovest per salvare delle vite. E forse anche voi. Sappi che l'unica vita che puoi salvare è la tua. Tornando indietro. Adesso. Fermi! Chi c'è? Su una cosa sta dicendo la verità. Non è una Karja. È una Nora del selvaggio est. Se vuole salvare delle vite, perché non l'ascoltiamo? Fatemici parlare. Consideratelo il mio ultimo desiderio in veste di maresciallo. Il mio ultimo desiderio? Sto Fashav. Ultimo desiderio, perché? Lo rispettano, e questo è importante. Mi sembra una persona un po' più affabile. La Nora audace dai capelli rossi. Ah. Devi essere la salvatrice di Meridiana. E chi gliene ha parlato? Solo a noi. Sono Fashav il Capardio.
membro del comando Karja, ultimo dell'armata del tramonto. Sei Fashab? Avad mi ha dato un messaggio per te. Ti sta aspettando a me. Ah, beh, giusto, Fashab. È vero. Tipica cortesia di Avad. Adesso mi incuriosisci se sei in confidenza con il Re Sole. Ma qui il tuo legame con i Karja potrebbe danneggiarti, come è accaduto a me. Come vedi, la tensione è alta. Questa ambasciata è molto delicata. Cioè lui è un maresciallo. Stanno per restituirmi al dominio, un gesto che mira ad alleviare i gravi lutti del passato. E poi arrivi tu, senza invito. Non voglio causare problemi. Devo solo andare a ovest. Ho capito. Potrei aiutarti, ma devo sapere perché. E avere la certezza che poi non dovrò pentirmene. Ok, pensavo mi sarei già trovato con una scelta. Come sei entrato a far parte dei Tenact? È una bella storia. Non è breve. È pur vero che prima dell'ambasciata non andremo da nessuna parte. La vuoi ascoltare? Sì. Il tempo non ci manca. Molto bene. Ero giunto qui a ovest con i predoni del Re Sole Giran, sperando di placare i loro peggiori impulsi. Fallì. Misero atrocità spaventose, facendo infuriare i Tenat. Quando invasero il nostro accampamento alle sabbie di Cinabro, io restai indietro per evacuare gli ultimi superstiti. E mi imprigionarono. Ovviamente mi opposi con forza alla cattura. E nel viaggio mi ripagarono la stessa moneta. Avevo perso così tanto sangue che ero bianco come un cadavere quando arrivai da Icario. Credevo di essere spacciato, così feci un tentativo disperato. Hai fatto un tentativo disperato di fronte al capo Tenact? Avevo ascoltato i discorsi dei Tenact che mi avevano catturato ed ero venuto a sapere di una specie di duello che consideravano sacro. Allora, ai piedi del capo Ecarro chiesi di sottopormi a quel rito, il Kulrut, sperando in un dono se l'avessi superato. La vita o la libertà. I Tenact erano scandalizzati, ma Ecarro abbassò lo sguardo e lo fissò dritto su di me. Immagino apprezzasse l'intraprendenza. Mi fece partecipare al Kulrut. Se solo avessi saputo prima. Cosa? Cos'è il Kulrut? Allora, lui ha ucciso il comandante o uno dei marescialli dipendendo nel posto, no? Hai forse no, che però è un duello rituale dei Tenact. È un duello, sì. Dire che ha ammazzato un Tenact. Ma non credo uno qualsiasi. Non è uno scontro tra uomini, almeno non direttamente. Al ecco. Contrario, si affrontano delle macchine in una grande arena e solo il più forte sopravvive. Vabbè, più o meno. Credimi, non è facile sfidare una macchina inferocita davanti a un pubblico che pretende il sangue. Ti assicuro che so bene che significa. Eh già, l'abbiamo fatto anche noi. Allora è il mio rispetto. Come te, vincendo ebbi diritto al mio premio. Speravo nella libertà, ma non era in palio. Solo la fedeltà al capo. Così sei al servizio del capo Tenact? Chi vince deve servire il capo come maresciallo. L'hai già detto prima, che cosa vuol dire? Il termine fa riferimento a una sorta di spirito protettivo dell'antichità. In pratica, i marescialli impongono le leggi di Ecarro, in parte magistrati, giudici, in parte boia. Mi premiarono con questo ruolo che cercai di ricoprire con onore, ma comunque molti Tenacte sputavano a terra quando passavo. O almeno, finché non iniziai a strofinargli la faccia nel loro stesso sputo. Un po' drastica come soluzione. Come avrai notato, la violenza è l'unica lingua che i Tenact comprendono. Per sopravvivere devi impararla. La verità è che la parlano anche i Karja. Persino troppo. Per questo i Tenact li odiano.
Quindi sei ancora un Karja? In parte, sì, sempre. Eppure c'è molto da ammirare nei Tenakt, specie nel loro capo. Ho sentito parlare di come stavano le cose prima di lui. Le clan costantemente in guerra, coinvolti in faide continue. E Carro e i marescialli hanno creato una pace delicata. E lui guarda al futuro. Chissà. Forse un futuro di collaborazione con i Karja. I Karja parlano di Carro come se fosse un mostro. I Karja tendono a demonizzarlo, anche perché li ha sconfitti in battaglia. Però incute timore. La prima volta al suo cospetto credevo che mi scoiasse vivo. Ma non è un tiranno sanguinario come era il Re Sole Folle. Se tu avessi la fortuna di conoscerlo come è accaduto a me, capiresti che vuole solo il bene della sua gente. Ti auguro di parlargli. Ti troverebbe interessante. Sono stracurioso di conoscerlo e Carro adesso. Ecco. Questa è la storia. Sei la prima orientale a sentirla, ma non l'ultima. Devo dire ai Karja quello che ho preso. Già, tu parli dei Tenakt in modo diverso rispetto a loro. Parecchio. Parlami dei tatuaggi, sono curioso adesso. Non ho mai visto questi segni addosso a un Karja. Sono evidentemente Tenakt. Ma per i Tenakt è molto di più. Una cronaca di gesta. La lista dei nemici sconfitti. Sembra che tu ne abbia sconfitti un bel po'. Ho vinto le mie battaglie. Ma sento che la mia vita, come i miei segni, è completa solo a metà. Da questo lato ho le imprese belliche. Prima di morire, vorrei avere dall'altro lato gli allori della pace. Contento di tornare a Meridiana? Ah, non mi dispiacerebbe dormire in un letto di piume o sorseggiare il frutto dei vigneti del sud. Ma ho un altro obiettivo in mente. Conoscendo bene sia i Tenakt che i Karja, ho il privilegio di poterli rappresentare entrambi. Con il benestare del Re Sole Avad, spero di portare una lunga pace. Beh, questo fa onore. Non lo sono, di norma. Ma questi sono tempi difficili. Il capo Carro sa che per sopravvivere si deve cambiare. Anche se il cambiamento fosse superare secoli di guerre. Ok. Mi fai passare? Questo perché voglio passare. Te lo dirò, ma non ti piacerà. 6 mesi fa abbiamo salvato il mondo, Meridia. Ma la minaccia c'è ancora. Peggiora ogni giorno, sempre di più. Scatena tempeste, avvelena le acque. E fa impazzire le macchine. La causa si trova a ovest. Solo io posso fermarla. Ho visto le tracce. E ho saputo degli incredibili eventi accaduti a Meridiana. Un'armata di demoni, un'eroina dalla chioma rossa. Sono portato a crederti. Chi te l'ha raccontato? Dai, sì, qualche Oseram. Il peso del Oseram. Tuo carico è scritto sul tuo volto, più chiaro dei miei segni. Ti darò questo, come prova del tuo diritto di attraversare le terre del mare. Un incarico così gravoso che siete solo in due. Te lo dico in veste di aspirante diplomatico. Gli alleati sono fondamentali. Nessuno conosce l'Ovest come Carro. Lui può aiutarti. So che può mettere paura, ma cerca di guardare oltre. È un uomo di parola. Se servirà. Come vuoi. Lo trovi nel suo palazzo, oltre le montagne. Io lo voglio conoscere, Carro. Digli che ti mando io. E vedrai. Guardate! È il clan del cielo! Alla buon'ora. Marescialli, non è stato facile, ma ho con me il clan del cielo. E il comandante? No, non ne ho convinti tanti. Lui è ignaro di tutto. Abbiamo tutti e tre gli stendardi. Non importa se il clan del cielo non è numeroso. Vero. Suonate il corno.
tutti i Tenakht accettano l'idea di trattare con i Karja, ma c'è il numero per iniziare. Allora mi incammino. No, gli altri te lo vieteranno. Il tuo passaggio sicuro l'avrai dopo l'ambasciata. Ok, quindi alla fine tocca comunque aspettare. La situazione sembra decisamente più delicata di quello che pensavo. E per fortuna che abbiamo incontrato Fashav. I Karja hanno aperto le porte. Sorto su una terra devastata dalla guerra, il sole tramonterà su una terra in pace. Questo è il giorno. Chi cacchio è questo? Marescialli! Voi che vi definite Tenakht! Regal, il più grosso sbaglio del capo Ikar, una sua rivale che doveva uccidere. Il sangue dei Karja! Siete arrivati al punto di affidare le lance a un capo che cospira col nemico! Ekarro ci ha traditi! L'ambasciata lo prova! E tutti voi, marescialli, ne siete complici! Per questo io vi condanno Madonna. Alla morte! Adesso... Le tue vane minacce non saranno sufficienti! Come fa a controllarlo? Lancieri! Formazione! Porca miseria! Cavalcano macchine! Ma dove l'hanno imparato? Sans. Ashav! Vieni con noi ora, o mai più! Arcieri, inceneriteli! Porca miseria! Al riparo! Sono sicuro che Fashav non ce la farà a passare. A sinistra! Vedete quei Karja? Abbatteteli! Porca miseria! Che macello! Aprite le porte! Aprite le porte! Addio Vuadis. Karja! Resistete! Fuoco, fuoco! Sì, lo so, con calma, voi. Non riesco a mirare! Eccolo qua. Ah, è Nozar. E ora tocca a Fashav. Eccolo qua. Mamma mia, che macello. Cosa vedi? Restiamo solo noi. Ehi, vieni qui, battiti con l'onore!
Lancieri! Muoversi al centro! Tutti pronti! Madonna. Varl, stai buono. Al riparo! Arcieri sul crinale! Arrivano! È ora di combattere. Vai figa, perché non ti prendi? Ma crepa, maledetto. Aiutateli! No! Un'altra vittima! E addio alla macchina. Dategli supporto. Falciamoli tutti. E addio alla macchina. Non abbiamo speranza. Ecco, addio anche a lui. Addio. Siamo rimasti noi due, Varl. Ne usciremo anche stavolta. Finitela! La fine è vicina. Allora, qui mi serve aiuto. Forza, che senza coraggio. Preparati. Questa è mia. Ehi, bella quella coraggio. Thank you.
Soffrirai. Bella quella frase, facciamoli fuori. Madonna, oh ragazzi. Che macello. Basta! E adesso? Stranieri! Vi scuoglierò entrare! Grudda! Capo, concedimi l'onore di questa sfida. Concesso. Cosa? Varl. Aloy? Pensi di fare qualcosa? Avanti, ragazza. Mai visto uno scudo così? Meglio esaminarlo. Posso spaccargli lo scudo se lo danneggio. Devo superare lo scudo. Combatte sul serio. Devo schiacciare la guardia. E allora distruggiamo un po' della tua armatura, caro. E allora? Non puoi spostarti di più! Non mi fermerai! Ah!
uno scudo! Quasi senza armatura, ciccio. Porca miseria, l'ho battuto. Ce l'ho fatta. Tocca a te. Vieni giù. Ma anche no. No. La sfida è stata onorevole. Avrai salva la vita. Compagni. Questo è il giorno in cui avete decimato i marescialli, massacrato i Karja. Così ha inizio la guerra ai Karro. Maledetta. Varl. Oddio, il braccio. Ah, è vivo Val. Te la caverai. Puoi partire senza di me, vero? Beh. Mi servirò Erend. Per il momento. Forza. Ti riaccompagno al forte. Mamma mia, oh. Peggio di così non poteva andare. No. Fashav morto, non ci voleva. Ci sono. Beh, però per come è andata qua è un miracolo che sia vivo Varl. Arraffiamo tutto, ragazzi. Caro. Contenlo. Fai soldi adesso, caro. Protezione inutile. Ma forse posso usarlo per planare. Beh, il comandante è morto, lui era il secondo, quindi Lawan. Stiamo ancora cercando di riprenderci. Pare sia scoppiata una guerra civile tra i Tenact. Temo sia così. I marescialli non si aspettavano l'attacco di Regalla. E l'intera delegazione Karja è sterminata. Nozar, Boadis, Fashav. Una strage. Ora che farai? Io andrò a ovest. Spero che il permesso di passare sia ancora valido. Per quanto mi riguarda, sono pronta ad attraversare l'intero territorio Tenact. Allora hai una lunga strada davanti a te. Questa non è che la soglia dell'ovest proibito. Il vero territorio Tenact è oltre i monti, al confine con Cantopuro, patria della tribù degli Utaru. Qui non è territorio Tenact. Quello che vedi è la terra di nessuno. Doveva essere terreno neutrale, ma chiaramente non per quella Regalla. I suoi ribelli vengono da nord. Se cavalcavano quelle macchine, dovevano essere accampati laggiù. I ribelli cavalcavano Scavazzanna. Gli stessi che erano nel timore. Pensi che i ribelli li abbiano portati nel timore? Come avrebbero fatto? Non so. Mi metterò a indagare. E comunque, parecchi Karja e Oseram sono passati prima che le porte fossero chiuse per l'ambasciata. Potresti cercarli. Vedi come stanno. Farò quello che posso. C'è un collo lungo nei paraggi. Un collo lungo? Ce n'è uno. È laggiù, al confine Utaru. Ma perché? È difficile da spiegare. Mi farà orientare meglio. Se lo dici tu. C'è altro che posso dirti prima che vai?
Dai. Oh. Qua ne abbiamo di cose da dirci. Davan. Terre dei Dato che il Tenact. territorio Tenact è più a ovest, che cosa devo aspettarmi andando laggiù? Beh, come dicevo, ci sono le terre selvagge della Terra di Nessuno e più avanti le coltivazioni Utar. Poi i Tenact. Il territorio è diviso fra tre clan: deserto, paludi e cielo. Sì, ho visto gli stendardi all'ambasciata. Il più vicino è quello del deserto. Gente dura. Quella che per noi è solo una distesa inospitale, per loro è una sfida da dominare. Oltre il deserto c'è la capitale Tenact e ci sono le terre degli altri due clan. Non ne sembri sicuro. Ti riporto delle voci. Durante i giorni rossi, i Karja provarono a spingersi in territorio Tenact. Ma i clan si coalizzarono contro di loro, riuscendo a ricacciarli fino al timone. Quindi nessuno eccetto i Tenact sa cosa c'è oltre il deserto. Forse gli studiosi, sì, a Meridiana. Avranno pur scritto qualcosa sulle pergamene. Parlavi della tribù Utar. Le loro terre si trovano prima di quelle dei Tenact. Esatto. Cantopuro è la loro patria. Sono pacifici, almeno in confronto ai Tenact. Coltivano più che combattere. È strano immaginare degli agricoltori nell'Ovest proibito. Intendiamoci, anche loro sanno essere temibili. Quando i Karja furono respinti nei giorni rossi, i guerrieri Utaru ci inseguirono nei campi in fiamme di Cantopuro. Il Re Sole ha offerto vari accordi di pace anche a loro, ma finora hanno rifiutato. Se sono pacifici, perché rifiutano? Non lo so. Sembra che abbiano degli altri problemi. Per esempio, una carenza di cibo. Dovrebbero aprirsi di più ai commerci, ma no. Non vogliono contatti. Questa è la terra di nessuno. Proprio così. I Tenact attaccavano a vista chiunque superasse l'Oceania. Ma dopo aver spodestato il Re Sole Folle, Avad voleva una riconciliazione con le altre tribù. I Tenact hanno accettato una zona di confine neutrale di pace. Da allora i Karja e gli Oseram possono avventurarsi in queste terre. Ma ora bisogna fare i conti con Regalla e il suo esercito ribelle. Beh, se è per questo la terra di nessuno non è mai stata tanto sicura. Ne sono testimonianza le antiche rovine verso sud-ovest, resti di una guerra dimenticata. Mamma mia, quanta roba. Hai detto che con le porte aperte alcuni sono passati di qua. Sai dirmi chi? Beh, oltre ai cercatori che sono appena passati, ricordo almeno due gruppi di scavatori Oseram. E ho visto due studiosi Karja andare a sud-ovest con una squadra Oseram. Non so se considerarli coraggiosi oppure avventati. Fashava ha definito Regalla una rivale. Naturalmente è una grave minaccia. Il suo attacco era perfettamente coordinato e preciso. Prima che tu lo rovinassi, ovvio. Conosceva queste terre. E sapeva che avrebbero consegnato Fashava all'ambasciata. Se i Tenact non se l'aspettavano, lei ha avuto mesi per radunare un'armata in segreto. Dovevano essere accampati qui vicino e stare appostati in attesa del momento più propizio. Riguardo a Fashav. L'uomo fatto prigioniero dai Tenact, sopravvissuto per anni nell'Ovest, è morto alle porte del dominio. Sorte crudele per un buon soldato. Lui aveva grandi aspirazioni. Peccato, Voleva fare da tramite per una pace duratura tra Karja e Tenact. ma È d'altronde, troppo tardi oramai. forse Regalla era Che proprio cosa ne quello che sai? voleva. Il suo corpo sarà portato a Meridiana. Come cugino del Re Sole, riceverà sepoltura onorevole. Con i riti ufficiali. Un soldato non chiede di più. Mi dispiace per Nosare Guadis. Almeno Nosare è morto in battaglia. Invece il sacerdote. Beh, nessuno merita una morte così. Mi accerterò che ricevano i riti funebri appropriati. Mi sembra il minimo. Credi che i Questo mi Karja abbiano preoccupa. qualcosa contro Regalla? In questo avreste di sicuro l'appoggio dei Tenact. Una spedizione dell'esercito Karja nell'Ovest sarebbe vista come l'inizio di un'invasione. Il Re Sole Avad non lo farà.
Comunque sia, non possiamo assolutamente rischiare di essere colti di nuovo alla sprovvista. Un bel casino. Mi rimetto in viaggio. Buona fortuna. Troverai le porte sempre aperte qualora volessi tornare. Non temere per i tuoi amici. Ci penseremo noi. Quindi ci siamo adesso. Dopo non so quante ore. Grazie. Inizia l'avventura nell'Ovest. Tenga, proibito. Spero che trovi quello che c'è. Ma forse prima è meglio se raccolgo tutto quanto. L'ala scudo è un aliante energetico ottenuto riconvertendo la tecnologia delle macchine. Tieni il frutto quadrato mentre sei in aria per aprirlo. Premi tondo. Bene. Ecco l'Ovest proibito. Una nuova frontiera da esplorare. Le coordinate della guglia mi porteranno da Silence e Ade. E forse da una copia di Gaia. Non sarà una passeggiata. La piaga, le tempeste, i cavalcamacchine di Regalla. Ma dovrò superare tutte le sfide e trovare il modo di aggiustare il mondo come voleva Elizabeth. Mamma mia, Aloy, in cosa ci siamo invischiati qua? Mi mancava anche la sfida. Qui c'è ancora roba. Che disastro! Allora, immaginavo che non potesse filare tutto liscio, era ovviamente facilmente intuibile che qualcosa sarebbe successo, ma un disastro del genere? Mamma mia, questo non me lo aspettavo. Adesso sono morti tutti. A questo punto ho temuto veramente molto anche per Val. C'è solo un'altra persona con quelle conoscenze. Silence. Ma cosa ci guadagnerebbe? Perché aiutare i ribelli Tenact? Mi sono dimenticato che avevo anche queste. Non importa. Per ora va bene così. Aspetta però, stavo dimenticando. Se ne avrò bisogno, lo troverò nella scorta. Quattro. Vabbè, dai. Oh, qua c'è questa ancora fumante. Niente di speciale. Ora dirigiamoci al falò. Oh, ispezione a ferrariete. È solo... beh, sono comunque soldi quelli che sto trovando, eh. Quindi... molto, molto utile. Ah, eccolo lì il falò. Ok. Un po' a disposizione. E quello che cos'è, scusami? La volpe rossa. Prendiamo, prendiamo. Bene. Ora che la missione ambasciata è finita nel peggiore dei modi, possiamo attivare il falò e salutarci in attesa di proseguire il nostro cammino nel prossimo episodio. Avventurandosi questa volta sì per davvero nell'Ovest proibito. Ecco qui attivato il falò, ci siamo ragazzi, mi raccomando un bel like alla piaga e ci vediamo alla prossima. Ciao.